B-Tube, finalmente la regione Basilicata sbarca su YouTube. Naturalmente sì, io coltivo questa aspirazione da quando avevo 14 anni anziché 20, per cui sì, direi che la mia massima aspirazione era quella di entrare in politica, di, per così dire, dare il mio contributo nella pubblica amministrazione affinché potessi dare delle risposte positive e sorridenti ai miei conterranei. Ma io credo che il compromesso non esiste, esiste nella misura in cui si trova il compromesso fra le giuste proposte e le giuste soluzioni. Quelle sono il giusto compromesso. Ma in genere non si cerca di cambiare ciò che si è fatto, perché ciò che siamo oggi è il frutto di ciò che abbiamo fatto. E quindi certamente si poteva fare meglio, ma non cambierei nulla. Beh, la cosa più bella che mi porto come esperienza in questo tratto, diciamo, di legislatura sono tutte le politiche culturali che ho messo in campo, ma soprattutto l'incrocio fra me e gli operatori culturali, che sono molto particolari, sono creativi, sono aperti, sono volti alla bellezza, e noi tante volte siamo un po' musoni, quindi avere contatto con la bellezza mi ha dato un valore aggiunto. Ma io credo che i ragazzi di oggi sono lontani dalla politica, forse perché non si sentono sufficientemente ascoltati dalla politica, questo per un verso. D'altra parte io invece dico che per essere ascoltati dalla politica bisogna essere parte attiva nel processo della società, quindi non sentirsi al di fuori, diciamo, dei processi di evoluzione della nostra società, ma bisogna essere elementi propositivi. E quindi, perché no, io con i ragazzi ho lavorato su delle proposte di legge con gli studenti che abbiamo licenziato, l'ho fatta scrivere a loro, la proposta di legge per istituire la giornata della creatività degli studenti è andata in porto, abbiamo avuto una bellissima esperienza, siamo andati insieme a Gifoni, abbiamo fatto delle esperienze per quanto riguarda i linguaggi dell'audiovisivo, e quindi questa è la testimonianza che quando i giovani vengono dal politico, metto virgolette, vengono ascoltati, e perché no, insomma, siamo noi che poi impariamo da loro, perché sono linguaggi belli. Purtroppo devo dire di no, devo sfatare questo mito. Chiaramente ciascuno poi sente il dovere e la responsabilità, ovviamente, di farsi carico di quelle che sono tutte le problematiche della nostra terra, e quindi se poco poco si sente questa responsabilità, assolutamente il corrispettivo non va di pari passo con la responsabilità che noi abbiamo, ma anche e soprattutto con la tempistica della nostra attività. Io non ho più una vita privata, ecco, non abbiamo più la spensieratezza di andare a mangiare una pizza con gli amici o altro, perché siamo chiamati sempre a rispondere a delle problematiche del nostro dovere, dopo tutto lo abbiamo scelto e lo dobbiamo fare. Ma ci sono dei momenti in cui si avverte molto il senso della solitudine rispetto a una società che comunque va avanti anche con leggerezza, questo sì, però pentirmi no, perché poi ci sono anche dei momenti in cui con grande difficoltà si portano a compimento dei processi e che vedono la mia firma, e quindi automaticamente mi compensano dei momenti di solitudine. Ma con i lucani è facile lavorare perché c'è sempre il rapporto di prossimità, il lucano, insomma, si propone sempre in prima linea. È difficile perché a volte non si rende parte attiva di quel processo e magari sta, come dire, sul balcone a volte anche ad emettere il giudizio senza rendersi conto che il processo è complicato. Sì. Ai giovani dico sicuramente andate fuori a fare delle esperienze, ma poi le belle esperienze portatele qui in Basilicata, perché la nostra terra merita assolutamente di essere riscattata dai luoghi comuni, e se volete io sarò al vostro fianco e vi aspetto qui da me in dipartimento. Un saluto affettuoso agli amici di BTube, la regione Basilicata su YouTube, vi aspetto qui da me per accarezzarvi, coccolarvi, attendervi e avere tutte le vostre proposte.